Si auspica un punto di svolta per gli agricoltori trapanesi che per 2 giorni si sono concentrati a Marsala con oltre 250 mezzi agricoli al seguito. Domani una rappresentanza sindacale incontrerà a Palermo Luca Sammartino, assessore regionale all'agricoltura, per chiedere l'intervento sulla grave crisi che si è abbattuta sull'agricoltura e che rischia di spazzar via il più grande vigneto d'Europa, con conseguenze catastrofali sull'economia siciliana. Contemporaneamente a Roma, nel corso di un incontro sindacale già programmato, Cipriano Sciacca, segretario regionale e componente della segreteria nazionale di Federagri, porterà la voce degli agricoltori all'attenzione del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. In entrambi gli incontri con i vertici dei governi di Palermo e Roma, i sindacati consegneranno nelle mani dell'assessore e del ministro il documento programmatico stilato a Marsala, che sintetizza le principali richieste proposte dal settore agricolo. In particolare si richiedono interventi di sostegno per il ristoro immediato alle aziende agricole per i danni subiti nelle ultime 2 campagne agrarie, la liquidazione immediata di tutte le misure agroambientali, il pagamento degli aiuti temporanei per il caro energia, l'avvio dei crediti di imposta per l'acquisto di tutti i mezzi di produzione, materie prime, fitofarmaci, concimi e carburanti, l'attivazione immediata della misura Vendemmia Verde 2024, il potenziamento delle infrastrutture rurali, viabilità e acque degli invasi, l'istituzione e attivazione di fondi per assicurazione ai danni derivanti da eccessivi cambiamenti climatici.